seminario di oggi del Centro Interuniversitario di Storia Culturale. Vi presento subito la nostra ospite, che è Chiara Beccalossi, e vi do così qualche linea del suo percorso di lavoro e di ricerca. È un percorso tutto in qualche modo nel mondo anglosassone, in Inghilterra, ma non solo, nel senso che dopo essersi laureata in Italia, poi invece ha fatto il dottorato a Queen Mary a Londra, e poi ha avuto dei postdoc sia all'Università del Queensland in Australia, e sia, se non sbaglio, a Birkbeck a Londra, per poi diventare senior lecturer all'Università di Lincoln in Modern European History nel 2015. Allora, la ricerca, la traiettoria, il lavoro di Chiara Beccalossi si è rivolto soprattutto alla storia della sessualità, in generale, diciamo, in qualche modo alla medicalizzazione della sessualità tra 8 e 900. Mi pare l'originalità del suo percorso sia stata anche quella di combinare in qualche modo gender history, quindi storia di genere, storia della sessualità e storia della medicina. E il suo primo libro, che è uscito nel 2012, si chiama Female Sexual Inversion, Same Sex Desire in Italian and British Sexology, e quindi è una storia comparata, come quella che ci presenta in qualche modo anche oggi. Di recente, più di recente, credo, ha vinto una borsa di, insomma, un premio, diciamo, per 5 anni di ricerca della Wellcome Trust University, per un nuovo progetto, che è quello di cui ci parlerà, almeno una parte di questo progetto di cui ci parlerà oggi. Il progetto, leggo, si intitola Sexology, Hormones and Medical Experiments in the Latin Atlantic World, Local Power and International Networks, 1818-1985. È uno studio comparato su 4 paesi, che sono in particolare Italia, Spagna, Argentina e Brasile, relativamente a una traiettoria specifica di storia delle sperimentazioni mediche relative in particolare alla terapia ormonale. Quindi è una cosa, come dire, piuttosto specifica, ma di estremo interesse per capire in qualche modo i cambiamenti anche della storia della sessuologia nel XX secolo. Quindi do subito a Chiara la parola. Credo che avesse qualche preoccupazione, sta in Inghilterra da molti anni e quindi usa termini tecnici in inglese, quindi ho cercato di tradurli ovviamente in italiano, talvolta con qualche incertezza. Vi avverto che userò un sacco di inglesismi, probabilmente verso la fine del paper comincerò a pensare come si traducono certe terminologie dall'inglese all'italiano. Volevo innanzitutto ringraziare il Centro Interuniversitario di Storia Culturale, la professoressa Sorba, per avermi invitato. Io mi occupo di storia della sessualità e storia della medicina. In particolare mi occupo di come il comportamento sessuale, o le cosiddette devianze sessuali, uso termini ottocenteschi, termini del primo Novecento, sono state utilizzate nell'epoca moderna e in epoca contemporanea. Fino a qualche anno fa mi sono occupata molto di come l'omosessualità fu medicalizzata e patologizzata da metà Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale. Ora, grazie a questi fondi della Wellcome Trust, mi sono spostata nel periodo tra le due guerre e ho allargato la mia ricerca. Ora mi sto concentrando sull'Europa del Sud e l'America Latina.
Ovviamente è una ricerca, guardare a quattro nazioni, Italia, Spagna, Argentina e Brasile è un lavoro enorme. Mi concentro, in realtà la mia ricerca è una sorta di storia globale fondata su quattro micro-history, casi di macro-history, mi sto occupando di quattro istituti, poi ne parlerò, istituti medici, istituti di ricerca eugenetica, tutti che utilizzavano le terapie ormonali per migliorare la razza, le razze latine o la razza italiana, la razza brasiliana, se c'è una razza brasiliana, e così via. Tutti questi istituti collaboravano con l'uno con l'altro, c'erano scambi finanziari, di personale, tecniche. Sono nati tutti tra il 1920 e il 1930. Il primo a concentrarsi in un certo modo, che vi racconterò, sulle terapie ormonali, è l'Istituto Italiano, abbiamo questo primato, l'Istituto Biotipologico Ortogenetico, fondato nel 1926 da Nicola Bender. Ora, la storia degli ormoni, che poi è la storia dell'endocrinologia, è una ricerca, probabilmente molti di voi pensano che è una storia di nicchia, relegata a certi storici della scienza. In realtà la storia della comprensione del funzionamento degli ormoni e la storia della manipolazione degli ormoni, la storia dell'immissione sul mercato farmaceutico mondiale dei prodotti farmaceutici, pensate all'estrogeno, al testosterone, non è una storia di nicchia, in realtà è una storia importante, importantissima per capire le politiche sessuali del Novecento. Se pensate all'introduzione, a quello che avviene per l'introduzione della pillola anticoncezionale negli anni 60, ci sono storici che hanno dimostrato come l'introduzione della pillola anticoncezionale negli anni 60, l'introduzione nel mercato mondiale e nel mercato occidentale soprattutto, ha poi cambiato costumi, soprattutto delle donne, costumi sessuali delle donne. Ci sono storiche che hanno, per esempio Hera Cook ha argomentato che grazie alla pillola anticoncezionale i comportamenti sessuali delle donne sono cambiati e la rivoluzione sessuale degli anni 70 non ci sarebbe stata senza la pillola. Quindi non è esattamente, la storia delle terapie ormonali non è una storia di nicchia, è una storia molto importante che ha segnato tutto il Novecento. Io purtroppo non mi occupo della storia della pillola, mi occupo della preistoria della manipolazione degli ormoni, mi occupo delle prime terapie ormonali e delle prime sperimentazioni, prima sugli animali, poi sugli uomini e donne. In realtà la storia degli ormoni inizia poi a metà 800 e la storia delle terapie ormonali è molto importante per capire come il mondo occidentale, e non solo il mondo occidentale, ha tentato di normalizzare le persone. C'è stato un periodo nella storia del Novecento in cui le terapie ormonali venivano utilizzate per migliorare la razza. In genere chi si occupa di storia della sessualità, ma anche molti degli storici della scienza, iniziano i propri papers facendo delle grandi genuflessioni a Michel Foucault, e Michel Foucault ha indicato la normalizzazione come una delle tecniche fondamentali delle moderne istituzioni biopolitiche, cioè le istituzioni che si prendono a carico la vita biologica, le istituzioni che si occupano delle nascite, la riproduzione, la morte e la malattia. È da anni che gli storici si stanno occupando della storia della normalizzazione, ma è solo più di recente che gli storici hanno
cercato di capire la storia delle tecniche della normalizzazione nel Novecento, partendo dallo studio della storia degli ormoni. Testo fondamentale, non esattamente storico, ma comunque un ottimo testo per capire le implicazioni politiche dell'uso degli ormoni, è il testo del filosofo spagnolo Paul Preciado, conosciuto fino a qualche tempo fa come Beatriz Preciado. Quello di cui mi occupo io è di capire come le terapie ormonali nel periodo tra le due guerre sono state utilizzate come strumento eugenetico, come strumento per migliorare la razza, in particolare le razze latine. Mi occupo di questi quattro istituti. Diciamo che nei prossimi 45 minuti, dei 40-50 minuti, vi racconto nella prima parte, un po' vi faccio la storia di come le sperimentazioni si sono evolute, così capiamo esattamente cosa succedeva in questi istituti. Magari riusciamo anche a capire fino a che livello queste terapie ormonali erano invasive o meno, perché non si tratta semplicemente di prendere la pastiglietta con l'estrogeno e il testosterone, non fu così a metà. Tra le due guerre. Nella seconda parte mi concentro sull'istituto italiano, forse anche perché penso che molti di voi conoscano Nicola Pende, famoso scienziato fascista, firmò il manifesto della razza nel 1938, storici italiani come Cassata, Mantovani hanno parlato molto di Pende e del suo ruolo nello sviluppo dell'eugenetica italiana. Pochi sanno che Nicola Pende era un endocrinologo di fama internazionale, nominato per ben tre volte al premio Nobel per le sue ricerche tra i rapporti tra sistema nervoso e sistema endocrinologico. E nell'ultima parte, probabilmente sarà quella più breve, parlerò degli altri tre istituti che sono molto simili al primo, e quindi non c'è bisogno che ripeta esattamente cosa avveniva in questi istituti. Poi magari nella discussione si può parlare dei vari rapporti. Seguo un po' delle tracce, ho gli appunti, ma non sono molto brava a leggere i miei testi, soprattutto se sono italiana. Allora, iniziamo con la preistoria delle terapie ormonali. A metà 800 alcuni medici e scienziati, soprattutto fisiologi, cominciano a sperimentare sugli animali e a vedere cosa succede se per esempio si castra un gallo. Arnold Berthold, medico tedesco, nel 1849 dimostra che i testicoli dei galli rilasciano delle sostanze che lui non chiama ormoni. Queste sostanze vengono rilasciate nel sangue e in qualche modo sono importantissime per la salute del gallo. Qualche anno dopo comincia a sperimentare cosa succede se per esempio si castra un gallo, lo si lascia vivere per qualche anno e gli si trapianta le ghiandole sessuali di un altro gallo. Quindi nota per esempio che gli rispunta la cresta, che il piumaggio cambia colore e addirittura nota che il comportamento, gli istinti cambiano. Un gallo castrato, Bertolo osservava, perde l'interesse per le galline, perde l'aggressività. Nel momento in cui gli viene innestato la ghiandola sessuale di un altro gallo, riacquista certi caratteri. Nel 1855, Claude Bernard, famosissimo fisiologo francese, importantissimo per la storia della medicina, chiama queste sostanze che vengono rilasciate dalle ghiandole sessuali secrezioni interne. Claude Bernard dirà: non ci sono solo le ghiandole sessuali, ci sono anche altre ghiandole, tipo la tiroide, sono tutte fondamentali per la salute umana, lavorano tutte insieme. Queste ghiandole in qualche modo rilasciano le secrezioni interne che vanno nel sangue e regolano anche i nostri istinti, le nostre emozioni. Arriviamo all'inizio del 1900, Starling, fisiologo inglese, chiamerà queste sostanze ormoni, che ormone viene da un termine greco, significa mettere in moto. Nel frattempo,
si passa da sperimentazione sugli animali, sulle sperimentazioni vere e proprie sugli uomini. Charles Brunsgaard, che è un professore di medicina al Collège de France, quando ormai era al suo picco della sua carriera, comincia a estrarre queste sostanze che venivano secrete dalle ghiandole sessuali, dai testicoli degli animali. Lui usava cani e porcellini d'India in particolare. Prende queste sostanze, questi estratti, questi succhi, e comincia a iniettarseli, non potendo servirsi di prigionieri o di malati mentali, come spesso succede nella storia della medicina, quando si guarda la storia delle sperimentazioni. Lui non poteva farlo, se le inietta, osserva il cambiamento nel proprio corpo per mesi, e dopo qualche mese comincia a dire: mi sento ringiovanito, il mio istinto sessuale è ritornato, e inventa quella che passerà alla storia come opoterapia o organoterapia. Organoterapia perché poi all'inizio del 1900 i fisiologi e i ricercatori medici cominciano a usare per esempio anche gli estratti della tiroide per curare la tiroide. Fino ai primi del Novecento, tiroide molto comune tra le donne per esempio, fino ai primi del Novecento, certe disfunzioni della tiroide potevano causare la morte. Con l'organoterapia, cioè con l'iniezione di succhi della tiroide, in realtà si prolungava la vita di persone che avevano queste disfunzioni. L'opoterapia, usando succhi di testicoli e di ovaie di animali, diventa una moda nel Novecento, tant'è che soprattutto negli anni 20 ci sono personaggi famosi che si sottopongono a queste terapie di ringiovanimento, soprattutto Sigmund Freud, inventore della psicanalisi, medico serio e formato, è uno degli intellettuali che si sottopose all'opoterapia. L'opoterapia diventa molto famosa, anche ci sono romanzieri che ne parlano nei romanzi degli anni 20. Gli uomini si sottoponevano all'opoterapia soprattutto per ringiovanire, riacquistare vigore, spesso anche per riacquistare il vigore sessuale. Prendetela come una sorta di, questa però lo tagliamo, una sorta di Viagra, tagliamo dal video. Mentre le donne, gli estratti che derivavano dalle ovaie di animali, veniva utilizzata per tutta una serie di questioni, per curare l'isteria, per fermare la menopausa, per alleviare certe disfunzioni, per esempio quando le donne avevano il proprio periodo e avevano una serie di problemi. Anni 20, anni 30, l'opoterapia raggiunge l'apice. Ci sono i mercati farmaceutici che immettono sul mercato tutta una serie di prodotti, alcuni più validi, alcuni un po' meno. Nei primi del Novecento, tra il 1910 e gli anni 20, le sperimentazioni continuano e comincia soprattutto a guardare cosa succede con i trapianti o gli innesti delle ghiandole sessuali degli animali. Si osserva soprattutto cosa succede agli istinti sessuali e, come spesso succede nel mondo della ricerca medica, si passa dall'esperimentazione sugli animali e a quelle sugli uomini. Nel 1915 Robert Lichtenstein innesta praticamente, trapianta un testicolo da uomo a uomo, usa un testicolo che non era disceso a un uomo, lo trapianta a un soldato che ha perso un testicolo durante la guerra, e osserva gli effetti. Qualche anno dopo Serge Voronoff, medico di formazione chirurgica, di origine russa ma che si forma poi in realtà in Francia, usa i trapianti delle ghiandole sessuali principalmente da animale a uomo, usando soprattutto scimmie. Lui utilizza soprattutto scimmie, usa questi innesti, questi trapianti,
per curare tutta una serie di disfunzioni endocrinologiche e anche disfunzioni sessuali, perché l'endocrinologia si basa molto sullo sviluppo sessuale, e usa questi innesti per curare l'omosessualità. Siamo negli anni 20. Usa anche alcuni trapianti da uomo a uomo, servendosi di prigionieri. Sempre nello stesso periodo, in America per esempio, c'erano tutta una serie di ospedali delle prigioni che sperimentavano sui prigionieri, cioè utilizzavano i testicoli dei prigionieri condannati a morte e li innestavano su altri uomini. Questa è un po' la preistoria delle sperimentazioni rese in modo molto semplice. Quindi le terapie ormonali, abbiamo l'orcoterapia, la vasettomia per gli uomini era considerata una terapia ormonale, si pensava che la vasettomia aiutasse gli uomini a conservare la produzione di testosterone e quindi con la vasettomia si pensava l'uomo ritrova il vigore sessuale, gli innesti di materiale testicolare. Per le donne più o meno le stesse operazioni, ma le donne avevano anche, oltre agli innesti, che qua non ho segnato, però anche per le donne c'erano gli innesti, spesso nell'addome o nel seno. Oltre a quello, le donne erano soggette alla stimolazione degli ormoni attraverso l'esposizione di raggi X e l'elettricità. Si pensava che l'esposizione a raggi X aiutasse la produzione di estrogeni. Questo è un tratto da un testo francese che insegna, negli anni 30 insegnava agli studenti come eseguire gli innesti delle glandole sessuali. Inizialmente queste operazioni si innestava una sola ghiandola sessuale. A volte era semplicemente il tessuto, per esempio, del testicolo di una scimmia, di un cane, di un maiale, si usavano anche i maiali. Molto più spesso, soprattutto se gli animali erano piccoli, si usava l'intero testicolo. Già negli anni 30 gli uomini vengono sottoposti a più innesti nello stesso tempo, a 2-3 innesti, a volte nel testicolo. Molto più spesso in realtà gli innesti venivano trapiantati, le gonadi venivano innestate nell'addome, per le donne anche nel seno. Pende, famoso scienziato fascista italiano, esponente dell'eugenetica, era esperto di questi tipi di operazioni. Non le faceva lui, lo faceva il supervisore, aveva un chirurgo di fiducia, ha pubblicato tutta una serie di casi in cui racconta gli effetti di queste operazioni. Nella prima settimana il paziente sottoposto a questo tipo di operazione aveva una febbre altissima, 30-40 gradi, ogni tanto ci scappava il morto. C'era poi ovviamente il problema del rigetto. I primi paio di mesi, la maggior parte dei racconti sembrano mostrare che soprattutto i primi due mesi i pazienti soffrissero di forti mal di testa. Nel giro di qualche mese la salute ritornava e molti di questi pazienti riacquistavano il vigore sessuale, i caratteri secondari sessuali cambiavano, cioè la muscolatura, la grandezza dei genitali cambiava. Il problema di questo tipo di operazione, degli innesti in particolare, è che ogni 2-3 anni il paziente doveva ritornare per altri innesti. Molti di questi pazienti non ci ritornavano. Ok, e questa è la prima parte. Passiamo agli istituti. Quello che diventa chiaro già nel primo Novecento, all'inizio degli anni 20, è chiarissimo, è che il corpo è malleabile,
che le caratteristiche sessuali secondarie, lo sviluppo del seno, la grandezza dei genitali, la muscolatura, la distribuzione del grasso sono modificabili attraverso l'opoterapia, soprattutto, ma anche attraverso gli innesti. Il corpo è malleabile. Cosa succede nell'Europa del Sud e anche nell'America Latina in questi istituti di cui mi sto occupando? Ora, le ricerche endocrinologiche erano molto forti nella ricerca medica sia negli Stati Uniti, nella Germania, quindi nell'Europa del Nord, nell'America del Nord, quanto nell'Europa del Sud. Tant'è che i migliori laboratori in realtà erano poi negli Stati Uniti, i migliori laboratori di ricerca e di ricerca farmaceutica. Queste ricerche avvenivano spesso o nelle università o nei laboratori farmaceutici. I migliori laboratori erano negli Stati Uniti, in Olanda e in Germania, negli anni 20. E gli anni 20 e gli anni 30 sono gli anni dell'apice dell'endocrinologia, quando i medici pensavano che se nel momento in cui i medici avessero raggiunto la perfetta manipolazione, la perfetta comprensione degli ormoni, di come funzionavano gli ormoni, pensavano che avrebbero potuto curare tutte le malattie. Gli ormoni negli anni 20-30 avevano lo stesso valore per i medici che adesso hanno il DNA. Tu riesci a manipolare, a comprendere, a manipolare gli ormoni o il DNA e riesci a curare tutto. Riesci a creare degli esseri perfetti, senza anomalie, senza potenziali malattie. Ora, queste ricerche, vi dicevo, esistono nel nord dell'Europa come nel sud. Quello che però succede nell'Europa del sud è che nascono degli istituti come l'Istituto Biotipologico Ortogenetico a Genova, poi vi dico cosa significa biotipologia e ortogenesi. Nell'Europa del sud, siamo negli anni 20 e gli anni 30, è il periodo dell'eugenetica. Si comincia a pensare, ora, se possiamo modificare il corpo, questi ormoni, queste terapie possono essere degli strumenti eugenetici perfetti per una cultura cattolica. Adesso sto semplificando quello che dicevano. Se la Germania, se gli Stati Uniti utilizzano la sterilizzazione per limitare le nascite di individui non adatti, i not fit, gente con individui con potenziali malattie, se loro le utilizzavano la sterilizzazione, e la sterilizzazione iniziata a scopi eugenetici, ricordiamocelo, è iniziata prima negli Stati Uniti e poi in Germania, la sterilizzazione però significa intervenire sull'individuo prima della nascita e va contro i valori cattolici. Se loro hanno la sterilizzazione, noi abbiamo gli ormoni. Nell'Europa del Sud nascono questi tipi di istituti che, oltre a fare ricerca, utilizzano gli ormoni per il miglioramento della razza italiana e delle razze latine. In realtà in questi istituti sì, si fa ricerca, ma c'è molto l'applicazione delle terapie ormonali per migliorare l'individuo. Nel 1926 Nicola Pende, di formazione, inizia la sua carriera, che era un seguace in realtà di Cesare Lombroso, giusto per farvi capire la traiettoria intellettuale, si specializza in endocrinologia, con una tesi anche molto, molto seria sui rapporti tra sistema endocrinologico e sistema nervoso. Nel 25 però da a Genova e nel 26 apre questo istituto. Lui già nel 22 aveva definito aveva coniato la parola biotipologia, che era intesa come lo studio integrale dell'individuo, della costituzione, dei temperamenti, uno studio che mette in evidenza le anomalie e le anormalità, la tendenza a cadere in certe malattie.
non era tanto la biotipologia, non era una scienza medica, una clinica applicata che curava il malato, ma era la scienza dell'uomo sano che curava le anomalie e le imperfezioni, la tendenza a cadere in certe malattie per via ereditaria. I dottori che usavano la biotipologia dicevano: noi non curiamo i malati, curiamo l'uomo sano per farlo diventare, per ottimizzare l'individuo. Si usava molto la parola ottimizzare, ma anche normalizzare. Quando Foucault utilizza frasi tipo tecnologie di normalizzazione, non ha inventato un nuovo vocabolario, si usavano queste parole. Pende dirà nel periodo fascista: normalizzare l'individuo è fondamentale. Si basava sull'idea, la biotipologia si basava sull'idea che nella natura umana c'erano 4 o 6 biotipi, cioè 4 o 6, dipende dalla corrente, costituzioni che avevano un diverso equilibrio ormonale, cioè soggetti che magari producevano più testosterone, altri più tiroide e così via. E in base a questo specifico equilibrio ormonale, ogni individuo, ogni biotipo aveva un temperamento diverso, delle disposizioni psicologiche diverse, delle predisposizioni a certe malattie ereditarie diverse. Due individui di due che appartenevano a due biotipi diversi, ma che soffrivano della stessa malattia, secondo i medici che usavano la biotipologia, dovevano essere trattati in modo diverso. Ora la biotipologia è caduta in disuso, in realtà la si insegna ancora in America Latina, ho scoperto, in Messico la si insegna ancora nei dipartimenti di psicologia. All'inizio degli anni 30 la biotipologia, che adesso magari non ci può sembrare strano, veniva insegnata nelle università italiane. L'ortogenesi, la biotipologia è lo studio teorico, l'ortogenesi è l'applicazione, si occupa di correggere il corpo e le sue funzioni. Nel 26, quando questo istituto viene aperto ed era parte della facoltà di medicina a Genova, lui riceve, Penda riceve dei fondi dal governo per aprire questo istituto. Lo scopo iniziale, lo scopo dichiarato di questo istituto inizialmente era quello di monitorare lo stato di salute degli italiani, studiare che tipo di malattie affliggevano gli italiani e le diverse etnie. All'epoca si pensava che non esisteva, molti scienziati pensavano che non esisteva una razza italiana, esistevano tante razze italiane, e questo istituto aveva il compito di studiare la composizione etnica degli italiani, partendo dalla Liguria e poi spostandosi su tutto il territorio. In realtà, subito questo istituto, proprio perché si era basato sugli studi endocrinologici, comincia a funzionare come un centro di sessuologia. Non esattamente, non immaginatevi Kinsey, però un istituto che si occupa dello studio del comportamento sessuale umano, si occupa di normalizzare gli individui, curare le disfunzioni sessuali, l'impotenza, l'infertilità, sono disfunzioni che possono essere curate attraverso l'uso degli ormoni. Quindi sin dall'inizio questo istituto, per esempio, fornisce dei servizi come la valutazione delle unioni razziali. Negli anni 30, per esempio, in Italia c'era il dibattito se adottare o meno il certificato prenuziale, cioè se tutte le coppie che dovevano sposarsi dovevano andare dal medico per vedere se geneticamente erano compatibili e avrebbero potuto riprodursi. Loro fornivano questo servizio, fornivano educazione sessuale, cosa abbastanza insolita considerando che il fascismo ha reso l'aborto illegale, la vendita di anticoncezionali divenne illegale,
le leghe malthusiane furono, neomalthusiane furono distrutte e anche l'educazione sessuale in realtà divenne illegale. In realtà nell'istituto di biotipologia dipende, si fornivano corsi di igiene sessuale, ovviamente era igiene sessuale secondo quello considerato nella cultura del tempo, insomma. Forniscono trattamenti ormonali per impotenza maschile, molto, infertilità femminile e per le varie devianze sessuali come l'omosessualità, attraverso apoterapia, innesti, fototerapia, ma anche trattamenti psicologici. Questo istituto poi nel 1935 si muove, viene spostato a Roma, diviene anche senatore, diviene anche senatore e inizialmente l'istituto viene ospitato al Policlinico di Roma, c'era poi invece l'idea di costruire un nuovo istituto di biotipologia più grande di quello di Genova. Questa è una foto del plastico, si dice plastico? Sì. Del plastico, vedete Mussolini in prima fila, lo riconoscete, sì, lo si riconosce, pende l'altro uomo in prima fila, quello senza cappello. Come potete vedere, cioè, l'ideazione, il progetto di questo nuovo istituto era una cosa immensa. In realtà viene solo costruito la parte centrale, esiste ancora nella zona dell'EU. Se qualcuno ha familiarità con Roma, la zona propria dell'archivio della centrale di Stato, ricorda molto l'architettura che è in quella zona. Quindi si costruisce solo questa parte centrale. Parliamo di numeri, torno un attimo indietro, quello di Genova, i numeri di quante persone ci lavoravano e quante persone venivano curate. Molti di questi dati ci arrivano dai ricercatori, degli studenti di Pende che poi hanno fatto carriera e magari l'hanno seguito in questi due istituti. Selina Gualco, ricercatrice, scienziata, donna, tra l'altro sposata con un uomo ebreo, che nel 1943 Pende fu epurato, fu uno dei professori epurati per collaborazionismo col fascismo. Selina Gualco difese fino alla fine Pende dicendo non ha contribuito a perseguire gli ebrei. A perseguitare. Vi avevo avvertito che avrei perso un po' il mio italiano, se non l'ho già perso da un po'. Comunque questa è un'altra storia. Selina Gualco che lavora con lui, collabora con Nicola Pende a Genova e poi a Roma, ci dice che nel momento in cui l'istituto di Genova doveva trasferirsi a Roma, parliamo prima del personale, scusate, mi sto perdendo. Personale, nel 26 quando questo istituto apre, c'erano, oltre a Pende, c'erano 12 ricercatori medici, scienziati. La maggior parte erano endocrinologhi e c'era uno psichiatra, c'era un fotografo tecnico, un tecnico di macchinari, una bibliotecaria e in più Pende si serviva di tutta una marea degli studenti che lui e i suoi colleghi utilizzavano alla facoltà di medicina per i primi esami di soprattutto ragazzi giovani che arrivavano a essere visitati nel modo in cui poi vi racconterò. Per Roma sto ancora vagliando i documenti, comunque sembra che intorno al 36-37 il personale sembra addirittura raddoppiato. Pazienti, Selina Gualco, la ricercatrice di cui accennavo prima, ci dice che nel momento del trasferimento tra Genova e Roma, siamo nel 35, lei penso che si riferisse al 34, in un anno questo istituto visitava 70.000 individui a Genova. Fate una media,
sono 190 individui al giorno, se questo istituto era aperto 7 giorni su 7, Pasqua, Natale e feste comandate. Ovviamente gli studenti erano essenziali. E alla fine sono dati attendibili. Come venivano, cioè come questa marea di pazienti arrivava a Genova? Allora, appena arriva a Genova, lui comincia ad avere tutta una serie di accordi con le scuole. L'endocrinologia si occupa soprattutto per gli endocrinologi che si occupano delle ghiandole sessuali, è soprattutto una scienza delle fasi dello sviluppo, quindi una scienza dei bambini e dei ragazzi giovani. Appena arriva a Genova, le scuole di Genova e poi di tutta della Liguria gli mettono a disposizione gli studenti, soprattutto le scuole tecniche inizialmente. Quindi ci sono le scuole che gli inviano le classi e ci sono i ricercatori dell'istituto che vanno direttamente nella scuola per fare un primo vaglio degli studenti. Nel 27 Pende diventa direttore dell'Opera Nazionale Balilla della Liguria e introduce questo sistema per cui diventa obbligatorio nella Liguria, per cui tutti i membri dell'operazione Balilla, dell'opera Balilla, si devono sottoporre alla visita medica all'istituto secondo i criteri della biotipologia. Già nel 26 Pende adotta quella che viene chiamata cartella biotipologica ortogenetica, una sorta di libricino dove il medico, lo scienziato, viene guidato nella visita. Si misurano la corporatura, i genitali, la distribuzione del grasso, ma si interroga anche l'individuo sugli istinti sessuali. Ai bambini, per esempio, gli si chiede: ti identifichi con un uomo o con una donna? Siamo negli anni 30. Cosa provi quando abbracci un bambino del tuo stesso sesso o quando... E compilano. Se ci sono qualche anomalia, qualcosa di strano, gli individui devono tornare ogni 6 mesi. 28, Opera Nazionale Balilla, tutti i membri della Liguria devono essere sottoposti all'esame biotipologico e tutti hanno questa cartella biotipologica ortogenetica che viene adottata negli anni 30 anche in America Latina. Abbiamo esportato queste tecniche e nessuno ne parla. Nel 33 la cartella biotipologica ortogenetica viene introdotta nelle scuole italiane sul territorio nazionale. Nel 1934 gli ospedali delle maggiori città erano già forniti di ambulatori ortogenetici con personale formato in questa scienza. Secondo alcuni dati di cui ho a disposizione, nel 1932 c'erano già più di 700.000 membri dell'Opera Nazionale Balilla che avevano avevano la cartella biotipologica. Nello schema di Pende, che piaceva molto al fascismo, quello che loro pensavano era di arrivare un giorno in cui ogni cittadino italiano avrebbe avuto questa cartella. Fino all'età adulta ogni individuo avrebbe dovuto sottoporsi ogni 6 mesi a questa visita e nella fase adulta solo se c'erano delle disfunzioni particolari. Questo per evitare la crescita di anomalie, per individuarle e casomai fermarle. Come? Con appunto le terapie ormonali. La biotipologia era la scienza che si occupava dello sviluppo psicologico, fisico e sessuale degli individui e bisognava fermare ogni anomalia. Poi possiamo parlare quanto fu effettivo, comunque questi sono i dati di cui per ora ho a disposizione. Altra cosa che più passa il tempo, anche il nome dell'istituto cambia. Fino al 38 viene chiamato Istituto Biotipologico Ortogenetico, poi l'istituto adotta due nomi: Istituto di Bonifica Umana e Ortogenesi della Razza nel 38, l'anno del Manifesto della Razza, e l'Istituto Fascista di Bonifica Umana e Ortogenesi. Nel 43 Pende viene curato, l'istituto va avanti comunque attraverso i suoi studenti
E dopo la seconda guerra mondiale diventa istituto di endocrinologia. Io ho trovato documenti fino agli anni 60, in cui le attività cambiano ovviamente, ma continuavano. Ricevette tra l'altro negli anni 60 ricevette fondi internazionali, sempre per gli studi su come gli ormoni possono migliorare, ottimizzare l'uomo, l'individuo. Queste sono alcune fotografie di alcune stanze all'interno dell'istituto dove gli individui venivano normalizzati o ottimizzati. E sto usando termini che si usavano all'epoca. Un aspetto molto inquietante e non sempre facile, cioè anzi molto difficile da studiare, è che appunto questo istituto si concentrava sui bambini e sui ragazzi giovani. Questa è una foto di una stanza in particolare, l'avevano chiamata in modo a Genova, l'avevano chiamata la spiaggia, la stanza della spiaggia. Qua sulla persona si vede, ma sullo sfondo praticamente è un telone dove gli produce la spiaggia, un mare, c'è un ragazzino che gioca con le onde e poi ci sono dei bambini su una sabbia. Questi bambini venivano esposti a radiazioni ultraviolette per stimolare la produzione di ormoni. In realtà non sono radiazioni X, anche oggi le radiazioni ultraviolette vengono usate per la cura della pelle, non è deleterio alla salute, però c'erano stanze solo per la cura dei bambini. Un aspetto, e questo è quello che con cui ho iniziato la mia ricerca, ci sono casi di cure in cui l'opoterapia o gli innesti vengono usati per curare, e uso le virgolette, l'omosessualità. Questo è un caso clinico di un ragazzo di 22 anni che venne curato con opoterapia fatta di estratti di testicoli di maiale, risale all'inizio degli anni 30. Queste due fotografie sono scattate con 6 mesi di distanza, e non so se vedete le differenze, però la distribuzione del grasso è un po' cambiata, la muscolatura è un po' cambiata, i genitali sono cambiati, e questo è un caso di quelli che si possono trovare in questo istituto. Questa era l'iniezione, era di iniezione, o sì. Iniezione. La maggior parte dei casi che vengono pubblicati, questo caso in particolare fu anche poi pubblicato su delle riviste scientifiche, la maggior parte sono opoterapia. Ci sono casi anche di innesti, però per qualche motivo, ma solo delle ipotesi, i pazienti non ritornavano regolarmente, invece con l'opoterapia tornavano regolarmente e i pazienti venivano seguiti. Ci sono interi casi di pazienti fotografati ogni 3-6 mesi e ha intero caso costruito con fotografie, l'endocrinologo commentava i vari cambiamenti, sia soprattutto fisici, ma in certi casi anche psicologici. Bambini, questi erano due fratelli, in questo caso non viene specificato che tipo di anomalia, viene detto anomalia sessuale, ma non viene specificato. Secondo il ricercatore che ha scritto questo caso, i genitali di questi due fratelli erano più piccoli della norma. E questa è una citazione, quindi Penne dice nel 1934, scrivendo l'introduzione a un libro di Marañón, un sessuologo spagnolo, dice: oggi il problema della intersessualità, riferendosi principalmente in realtà all'omosessualità, non può essere ignorato in Italia nelle sue vedute teoriche e nei suoi aspetti pratici, dato il grande movimento fascista per la prolificità massima e la massima normalizzazione della vita sessuale e del popolo italiano. Quindi, cura, impotenza sessuale, infertilità e devianze sessuali. Quanti minuti ho ancora? 10 o 40 minuti, ci metto un quarto d'ora. Molti di questi, poi magari discutiamo dopo come ci arrivavano questi individui, comunque la maggior parte dei pazienti arrivavano attraverso questo sistema di
cioè, i pazienti venivano riferiti da altri medici spesso o venivano riferiti al centro. Tanti pazienti in realtà ci andavano anche volontariamente, ci sono casi, tra l'altro quelli più seguiti, quelli con cui spesso i ricercatori pubblicano dei casi su riviste scientifiche, ci sono casi di uomini che arrivavano da tutta Europa, magari prima erano andati dall'endocrinologo di Vienna, arrivavano da Pende. La cosa che a me inizialmente ha stupito, in realtà ha avuto molto senso, ha molto senso, è che mentre gli individui che venivano riferiti all'istituto e venivano riferiti da altri medici che avevano esaminato, notato le anomalie, gli individui che arrivavano volontariamente, e ce n'erano, erano soprattutto della classe media, soprattutto uomini, avvocati, altri medici, l'impotenza sessuale apparentemente era una di quelle disfunzioni molto, molto curate in questo questo istituto, e a quanto pare Pende aveva una certa fama a livello internazionale. Passiamo agli altri tre istituti. Non vi sto a ridire cosa fanno di nuovo, perché fanno più o meno le stesse cose. Vi racconto magari come nascono, che rapporti c'erano. Pende, come anche gli accademici di oggi, anche all'epoca gli accademici viaggiavano, facevano conferenze, ma Pende veniva spesso utilizzato per missioni diplomatiche. Nel 1930 viene mandato in visita per qualche mese in Uruguay, Argentina e Brasile, e già il fascismo aveva in a Buenos Aires aveva tipo un istituto, il governo italiano mandava dei fondi a questo istituto di cultura italica, praticamente un istituto che promuoveva la cultura italiana, ma in quel periodo promuoveva la cultura, cioè la propaganda fascista. Pende viene invitato in Argentina per tutta una serie di lezioni decide di, tra il suo budget che aveva, decide di finanziare alcuni argentini fa un open call, un bando, non si usava open call all'epoca, tre argentini lo seguono subito, vanno a studiare con Pende a Genova, e due di questi, Ottavio Lopez e Arturo Rossi, nel 32, al ritorno da Buenos Aires, fondano l'Associazione Argentina di Biotipologia, una sorta di associazione eugenetica, con un'eugenetica fondamentalmente basata sull'endocrinologia, ritorno a dire, l'idea dell'uso degli ormoni per migliorare la razza normale argentina, si parlava della razza argentina. Nel 1933 fondano gli annali di biotipologia, che diventa l'organo internazionale principale della biotipologia, su cui Pende pubblica regolarmente, Maragnon, sessuologo spagnolo molto importante in questa storia, pubblica regolarmente, e l'Argentina un po' che si occupa di coordinare il movimento internazionale, non l'Italia. Nel 1934 fondano la scuola politecnica di biotipologia, dopo la seconda guerra mondiale questa scuola continuerà ad andare avanti, negli anni 50 questa scuola rimane in piedi e ogni anno si laureavano 500 studenti in biotipologia, molti di questi venivano a essere personale paramedico. O venivano integrati nel sistema burocratico argentino. Nel 1935 fondano l'Istituto di Biotipologia. In Argentina sembra che siano meno interessati alla cura delle devianze sessuali, la biotipologia viene usata molto per la cura dell'infertilità e per l'individuazione delle disfunzioni sessuali, soprattutto femminili. I ginecologi in Argentina si appassionano della biotipologia e sviluppano tutta una serie di tassonomie per identificare i vari, cioè si pensa per esempio che se una donna aveva il bacino di un certo modo
il seno in un certo modo aveva anche delle caratteristiche psicologiche di un certo modo e dovevano essere seguite di più, per esempio della donna tipica mediterranea con seno grande che avrebbe avuto probabilmente figli e così via. In Brasile e anche in, sì, ritornando un po' in Argentina, anche in Argentina inizialmente l'istituto di biotipologia, lo scopo iniziale era quello di identificare il biotipo argentino, anche in Argentina dopo qualche anno in realtà ci si occupa delle disfunzioni sessuali. In Brasile la storia è leggermente diversa. Negli anni 30 l'Università di Rio de Janeiro ha già un laboratorio di biotipologia, la biotipologia viene insegnata a Rio de Janeiro come a Roma, Genova e altre città italiane. In Brasile chi si appassiona della biotipologia sono gli studiosi di criminologia antropologica, i seguaci del nostro Cesare Lombroso. Nel 31 un medico, un antropologo criminale, Leonido Gibero, diventa capo dell'istituto di identificazione, che era un istituto che lavorava con la polizia federale di Rio de Janeiro. Loro si occupavano di identificare i criminali, quindi analizzavano le impronte digitali e si affiancavano alla polizia per l'identificazione dei criminali. Gibero, negli anni, sin dalla metà degli anni 20, all'inizio degli anni 30, si specializzò nello studio delle devianze sessuali. Negli anni 30 pubblica alcuni articoli che poi finiranno nel suo libro più famoso, Omosessualità e Endocrinologia, individua 195 omosessuali maschi dediti alla prostituzione a Rio de Janeiro e li segue per alcuni anni, studia la loro corporatura e la soluzione di questo problema della prostituzione a Rio è terapie ormonali. Caso interessante che Gibero divenne famoso in Italia. Quando Pende viene curato nei circoli scientifici, nell'Accademia Italiana, lui perde credibilità. Questo testo, Omosessualità e Endocrinologia, viene pubblicato in Brasile nel 38, nel 39 viene tradotto in italiano, pubblicato direttamente in italiano. Ci sono due edizioni nello stesso anno, questo libro vendeva. Cosa interessante è che la traduzione italiana hanno rimosso il fascismo, rimosse le fotografie dei brasiliani di questi omosessuali detti della prostituzione neri, perché la maggior parte erano neri o comunque di razza, di etnia mista. Il fascismo ha tolto tutte queste fotografie dei brasiliani, ha introdotto fotografie di omosessuali italiani e molti venivano dai casi di Pende. C'è un'operazione assurda, se leggete il libro tradotto in italiano, per cui si parla di prostituzione brasiliana. E poi ci sono le foto degli italiani. E la cosa interessante è che quando Pende viene discreditato, Gibero, il testo di Gibero nei circoli di sessuologia italiana diventa un po' il nuovo punto di riferimento. I suoi testi sono ancora molto famosi negli anni 50. E anche lì un caso di come uno scienziato, un medico, un ricercatore medico dell'America Argentina prende qualcosa dall'Italia, lo cambia, produce qualcosa di nuovo e poi l'Italia se ne appropria e continua a circolare fino agli anni 50. Gli ultimi 5 minuti, il caso spagnolo invece ancora un pochino mi sta dando più da fare per vari motivi, perché è un po' diverso. Marañón, anche lui è endocrinologo, a differenza però degli altri direttori di istituto e leader scientifici, Marañón era un liberale, combatté contro la dittatura spagnola.
faceva parte del movimento di riforma sessuale, per cui era a favore dell'uguaglianza tra uomo e donna, era a favore della legalizzazione dell'aborto, del divorzio, insomma un personaggio molto diverso da Pende. Nonostante questo, Gregorio Marañón e Pende corrispondono fino dal 1915, si mandano i propri studi, si aiutano a diffondere i propri lavori, mandano i propri studenti l'uno con l'altro, c'è una collaborazione che dura anni. Comunque, nonostante posizioni politiche anche molto diverse, anche nonostante posizioni di politiche sessuali molto diverse, anche Marañón era uno di quei sessuologi, endocrinologi, eugenisti, perché comunque l'eugenetica apparteneva anche alla sinistra o a posizioni abbastanza radicali. Anche lui dice che le devianze sessuali vanno curate con queste terapie. Io concluderei qua semplicemente con qualche riflessione, poi la apriamo a tutto. Innanzitutto la difficoltà di questa storia, al di là del ricostruire le teorie scientifiche che non sono sempre facili da capire, c'è tutta una serie di documenti che sono spariti, però in realtà c'è anche rimasto tanto, perché nell'ossessione del fascismo di conservare, schedare, ci sono rimasti parecchi documenti. Però è difficile, cioè noi sappiamo quanti pazienti ci sono, ma non sappiamo quanti esattamente furono curati per impotenza, infertilità, omosessualità. Però sappiamo una cosa, che se guardiamo la Germania nazista, i documenti ufficiali dal 34, quando la Germania nazista lancia il programma di sterilizzazione obbligatoria per le persone non fit, non adatte, adeguate, alla fine della seconda guerra mondiale in Germania vengono sterilizzati circa 400.000 individui, sterilizzazione obbligatoria. Ora, se prendiamo il dato di Selina Gualco, quello di 70.000 individui che venivano visitati all'istituto di Genova e poi quello di Roma, come dato indicativo, supponiamo che un terzo di queste persone venivano poi curate con la terapia ormonale. E inizialmente ho pensato, beh, forse un terzo in realtà è andato un po' troppo alto, però se pensiamo che molti di questi individui in realtà venivano in questo istituto già perché erano stati riferiti da altri medici, quindi c'erano già delle anomalie, forse un terzo è un dato che ci sta, un terzo delle persone che finivano in questo istituto venivano poi curate con probabilmente più lopoterapia che gli innesti. Se un terzo degli individui che finivano in questo istituto venivano poi curati con ormoni, e partiamo dal 1926, perché ricordiamoci che il fascismo durò di più del nazismo, 373.000 individui furono curati con lopoterapia in Italia. Possiamo anche abbassarlo, i dati sono comunque alti, e c'è da considerare una cosa: l'opoterapia non veniva praticata solo a Genova o Roma, l'istituto di biotipologia era l'unico nel suo genere in Italia, ma c'erano poi altre facoltà di medicina che usavano più o meno le stesse tecniche, non avevano l'idea di migliorare la razza, però c'erano queste tecniche che erano disponibili. Non so, questa è un'ipotesi, ci devo pensare, ci devo lavorare, ci sto pensando. L'idea del... quando si parla della storia delle tecniche di normalizzazione e non si pensa a queste innovazioni come le terapie ormonali, ma nei paesi latini, l'Europa del Sud, ma anche Francia tra l'altro, America Latina, le cure ormonali erano conformi alla religione, perché non uccidevi l'individuo, intervenivi dopo. Le cure ormonali sono diventate il nostro strumento per migliorare la razza, e di questo non ne parliamo.
e le terapie ormonali, infine le terapie ormonali hanno permesso di rendere, cioè il corpo, hanno dimostrato che il corpo è malleabile. Gli attributi di quello che noi pensiamo mascolinità e femminilità, gli ormoni hanno dimostrato che la mascolinità e la femminilità sono soggetti a manipolazione, possiamo cambiare il nostro corpo. Pensate anche a tutto il dibattito che adesso c'è sull'uso degli ormoni, trans, la transessualità. Ma in questo periodo, nel periodo tra le due guerre, gli ormoni sono diventati il nostro strumento eugenetico di ingegneria umana. Abbiamo pianificato il nostro corpo secondo dei modelli che tutti conosciamo, il maschio virile, la donna mediterranea, prolifica, erano degli strumenti praticabili, a disposizione in cui